parole. Stasera siamo a Ragusa da Toys In, una iniziativa bellissima per i bambini, soprattutto per i più piccoli, il carrello della felicità. Grandissimo e bellissimo evento oggi a Ragusa, grazie a Toys In, abbiamo il titolare. Abbiamo cominciato con un'idea che già precedeva gli anni precedenti, perché in quanto abbiamo anche altri punti vendita anche sia a Modica che a Scicli. Coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Si arrabbia ma non strilla, sorseggia camomilla e mezzo addormentato se ne va. Guardo sui giornali, non c'è scritto niente. Grande partecipazione stasera all'evento di Toys In. Sì, sì, effettivamente penso sia andata molto bene dalla confusione che c'è, dall'affluenza che è venuta e soprattutto per i bambini che ci sono stati, che si sono penso divertiti, penso che sia andata molto bene, sia andata. Tanti giochi, qual è il gioco preferito dai bambini stasera? Qual è stato? Penso l'Arena Nerf e poi Lego, perché mi hanno detto che ho potuto vedere che si sono divertiti tantissimo a montare, smontare, ricostruire. A che ora avete iniziato? Abbiamo iniziato stamattina alle 10, poi c'è stata una piccola pausa all'1 e abbiamo ricominciato alle 4 fino a ora. Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Si dice mangi troppo, non metta mai il cappotto, che con i denti punga, che molto spesso pianga, però quando è tranquillo come fa sto coccodrillo? Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Si arrabbia ma non strilla, sorseggia camomilla e mezzo. C'è uno spirito tutto nostro di far contento, soprattutto l'idea, la missione di far contento i bambini. I bambini devono poter entrare, devono poter divertirsi, toccare con mano, giocare con i vari giochi, giocare con tutto. A finale di questa manifestazione che conclude tante attività, noi molte volte facciamo questo discorso del carrello. Un solo bambino estratto avrà la possibilità giustamente di poter entrare nel negozio e poter prendere col carrello tutto quello che a lui piacerà prendere. Questo è una cosa che bene o male può essere anche un sogno di un bambino, il piacere di avere un po' di quello che vuole e quando, e come vuole. La sveglia sta suonando, ma fatela tacere, perché di andare a scuola proprio voglia non ne ho. Alzarsi così presto non è poi salutare. Ragazzi, prima o poi mi ammalerò. Invece oltre la scuola cento cose devo far: inglese, pallavolo e perfino Latin dance. E a fine settimana non ne posso proprio più. Mi serve una ricarica per tirarmi su. Ma un sistema rapido infallibile. Un bellissimo evento. Sì, penso che sia stato gradito dai nostri clienti, per loro era una novità su Ragusa, perché questa tipologia di evento l'abbiamo fatta diversi anni ma sul punto vendita di Modica, e penso che qua anche a Ragusa sia stata una cosa gradita e piacevole. La mossa vincente è far giocare i bambini? La mossa vincente è far giocare i bambini, fargli provare attività, giochi nuovi e soprattutto l'evento ultimo della giornata, nonché il carrello dei 2 minuti di carrello felice, per cui tutto quello che il bambino riuscirà a mettersi dentro il carrello sarà suo, se lo potrà portare tranquillamente a casa e giocarci e averci sempre nei suoi pensieri. Un bambino tra tanti che hanno partecipato durante tutta la giornata ha avuto la possibilità di prendere un carrello e riempirlo dei giochi dei suoi sogni. La situazione è grave ed anche i miei.
Come ti chiami? Carla. Cioè, quindi lo sai che cosa devi fare adesso? Cosa devi fare? Devi scegliere tanti giochini, amore. Tanti giochini devo scegliere. Cioè, quel carrello là lo puoi riempire di giochi, ci puoi mettere tutti i giochi che vuoi. Sì. Sei felice? Qual è il gioco che cercherai, il primo di tutti? Di Elsa. Per favore, lo diciamo, grazie. Vediamo il regolamento, che ci sono due minuti di cappello. Poi non potresti prendere la tastiera elettronica, ma penso che non ti danno proprio la prestigio. Esatto. L'hai trovata la bambolina che cercavi? Sì. Bellissima. Come si chiama questa? Elsa. Questa è la nostra bambola preferita? Sì. Come vai a scuola? Passerotti. Ai Passerotti, alla palazzetta. Brava, tanti auguri ancora, ciao. Che si è conclusa la serata bellissima con la bambina felicissima. No, siamo veramente contenti. Io veramente devo ringraziare soprattutto tutte le persone che sono arrivate in tantissime per questa manifestazione e soprattutto chi si occupa di questo punto di vendita, che è Lorenzo Magazzù, che effettivamente è il direttore di questo punto di vendita, che ha fatto di tutto affinché questa festa andasse bene, e veramente è stato di notevole successo. La bambina è stata fortunata, anche lei ha partecipato con piacere e con grandezza a scegliere anche le gare, pur essendo una bambina piccola, ma si è subito data da fare, nel senso che ha visto subito i giochi che a lei potevano interessare e li ha scelti con precisione e piacere. Per chi non avesse avuto la fortuna di essere qua stasera, so che ci sarà un altro evento a Modica, così come ogni anno. Sì, l'evento di Modica, che ripercorrerà anche questo piacere del Carrello Felice, sarà fatto praticamente che è l'ultima domenica di novembre. Non nascondiamo che questo carrello lo vorremmo aumentare, magari fare sia anche una festa sia il sabato che la domenica, e fare due momenti di questo gioco, che non è, ripeto, la vera e propria gioco, l'unico gioco di questo tipo di manifestazione, perché nel frattempo questa volta abbiamo fatto un evento della Lego, che sarà pure su Modica, un evento con il Da Vinci, che è un altro gioco molto bello, creativo, che i bambini possono giocare. Poi c'è stato un teatrino, poi c'è stato praticamente un gioco con i calori della Crayola, che era un art and craft, e così varie tante iniziative che non sto qua a elencare perché erano tantissime. A Modica ce ne saranno altrettante, magari in maniere diverse, ma ugualmente tante, che poi alla fine naturalmente si concludono con questa estrazione del carrello. Chi volesse delle informazioni, al di là del fatto di recarsi nei punti vendita di Modica, Scicli e Ragusa, se non ricordo male, c'è una pagina su Facebook, un sito internet? Abbiamo sia la pagina su Facebook, e speriamo che tutti ci possano seguire in modo dove pubblicizziamo questi eventi. Per quanto riguarda un sito internet, è un sito che funziona abbastanza bene, dà delle informazioni sui prodotti, c'è già messo anche un prezzo che uno vuole già può guardare, è un minimo di indicazione magari per avere un'idea per fare un acquisto, una cosa, magari poi si rega. Noi siamo in una situazione locale, che la provincia di Ragusa, si arriva al punto vendita vicino. In effetti, se uno non si vuole spostare da casa, può effettivamente acquistare il prodotto, e l'indomani in genere gli viene consegnato direttamente dal corriere. Questo sì. Che indirizzo è www, ricordiamolo? L'indirizzo è, prende il nome del negozio, naturalmente è www.toysin.it. Olè, 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 olè.